Questo è l'inizio della fine. Un araldo dormiente del crollo si sveglia nella sua tomba lunare. Nel luogo in cui scacciammo gli incubi, un nuovo terrore emerge dal suo letargo. Kalus. L'imperatore dei Kaval, tradito dalla sua stessa figlia e mandato in esilio. Ora ossessionato da una voce che lo chiama dall'oscurità. Ma gli incubi non ci faranno indietreggiare. Faremo ciò che i guardiani hanno sempre fatto. Ci ergeremo contro il nemico e affronteremo le nostre peggiori paure a occhi aperti. L'avevo detto che era una nave. L'avevo detto. Sembrava una nave e l'avevo detto che era una nave. Era una maledetta nave. Ricognizione dell'avanguardia Mida è iniziata. La nave di Kalus, l'imperatore esiliato, è arrivata sulla luna. La flotta di Kaiatol la circonda. L'esperta Eris Morn, nostro contatto sulla Luna, supervisionerà la missione. Poco dopo l'arrivo, il Leviatano ha emesso una frequenza disturbatrice. La credevamo un'interferenza alle comunicazioni. Ma poi la piramide ha risposto. Credo abbiano stabilito un collegamento. Il tuo compito è verificarlo e valutare eventuali rischi. Che metto la voce ad Eris? Mamma, Leviatano. Il casato di Kalus si disgrega e i suoi lealisti hanno lasciato i loro incarichi. Ikora ha già parlato Cazzo, di queste masse bello. Fungine riferendosi al relitto dell'incrociatore Kabal, la Glicone Volatus. Non promette nulla di buono. Te che posto? Ma è tutto cambiato, mamma. Non è questa la via. Ok. Quanto cazzo è figo. Ah, è qua. Hai visto i fantasmi? Strano che abbiano abbandonato la luna. La piramide lunare li ha generati. Traumi riesumati come segni di un incendio rinvenuti tra le rovine. Oh, il giardino. L'intera nave è infestata. Altri fantasmi si radunano attorno a qualcosa. Mamma mia, ritornare qui. Quanti ricordi. Vitici fusi a vertebre e cranio che stimolano l'attività cerebrale. Un'eternità esperienziale che nutre l'egregora in perpetuo.
sulla luna. Sia fantasmi che incubi erano attratti dai resti della luce, che rifrangevano in pericolose proiezioni di paura e dubbio. Quanto è bella l'ambientazione. Harris, puoi vederla? Zavala, non lasciarla andare. Portatrici di luce, ho già visto altri come te. Cercate l'oblio. Potrebbe essere una trappola. No, avanti con la missione. In ogni caso, raccomando cautela. Sparita. Gli incubi sfruttano i punti deboli di un bersaglio. Non si presentano a caso. Ma non credo che questo sia l'incubo della guardiana. Riponi le armi. Quel caballa emana un'energia dannosa. Non farti vedere. Condotto ad arco. Vieni a vedere. Quando vedrai, saprai che cosa dovrai fare. Quella porta conduce al trono di Kalus. Stando agli strumenti dell'Helm, emana una risonanza con la piramide. Lei ci sta guidando da Kalus.
andare. Resisti. Per non arrepentirti. La piramide lunare si desta al richiamo del Leviatano. Manifesta i nostri rimorsi. Hanno volti familiari e parlano con voci familiari. Ricorda il tuo ultimo consigliere, Zavala. Ti fidi del suo giudizio? Posso legare a noi questi incubi, garantendoci un passaggio sicuro a bordo. Magia dell'alveare. Ci condanneresti? So cosa vi sto chiedendo di affrontare. Lo sai. Le regole sono cambiate. Dobbiamo cambiare anche noi. Follia! La tua stregoneria fa il gioco di mio padre. Trova qualcun altro per il tuo rituale. I tuoi rimorsi ti seguiranno, Imperatrice. Accetta la mia protezione. La mia armatura è la mia protezione. Guiderò io l'assalto. Voi seguirete. A prescindere da cosa accadrà, non spezzate il cerchio. Questo fisserà le nostre offerte. Ora presentate i tributi alla corona. Il mio cuore da un remoto passato. I miei ricordi da una vita all'altra. Canto di Satona, le tue parole sono al mio comando. Borlo! Ai! Eris! Accordi pizzicati nelle gole offerte, trovate il corpo! Echi dissonanti, riesumati! Trovate l'armonia nei legami della carne! È un peso! È un peso! È un peso! Finché il coro non si placa, accettando! Siamo legati. Mamma mia, ragazzi. Inizio season. Bello.
È Gaul, l'avevo anche detto quando nel trailer lo analizzavo. È Gaul, 100%. È Gaul. Nuova impresa. Qua lui continua a essere inutile. Oh! Dovrei andare in città a cercare qualcosa da mangiare. Oh! Anche lì è aperto? Sì. La corona del tormento! Ok, ci sono. Massa. Mamma quanta roba, cazzo. È fatta. Siamo inesorabilmente legati al potere di questo manufatto dell'alveare. E gli uni agli altri. La corona del tormento fu forgiata da Savathun. Progettata come una prigione psichica che lega la mente di chi la indossa alla sua volontà. Ora è al servizio di una nuova megera. Adesso puoi mietere l'oscurità, condannando gli incubi distrutti alla prigionia dentro la corona. Carus ha iniziato a forgiare un legame tra il Leviatano e la piramide dormiente sepolta sulla luna. Non so ancora perché. Una volta imprigionati abbastanza incubi, potrò usare la loro essenza e compiere un rituale per recidere quei collegamenti. Per il momento, torna sul Leviatano e trova dove si concentrano questi nuovi incubi. Distruggili e vincolali alla corona. Come dicevo a Zavala, gli incubi hanno volti familiari e parlano con voci familiari, manifestano le nostre paure più oscure. Aiuterà il corvo quando arriverà il momento di eseguire il primo rituale di recisione. Sappiamo bene che forma assumerà il suo incubo. Farà tutto ciò che è in suo potere per fermarvi. Fate attenzione. Ok, prendo il manufatto. Allora, vincolo del tormento, hai un vincolo. Eris è riuscita a vincolare la tua luce a quella del corvo e di Zavala, permettendoti di attraversare il Leviatano con un certo livello di protezione dagli incubi presenti. Ok. Kalos ha iniziato a forgiare un legame tra il Leviatano e la piramide dormiente sepolta sulla luna, dice. Non so ancora perché o come. Il tuo incarico è esplorare il Leviatano per scoprire le verità dietro la missione di Kalos e ottenere i componenti essenziali affinché Eris possa cominciare a recidere la sua connessione con la piramide lunare. Ciò significa che dovrai scontrarti con uno degli incubi più potenti della nave. Aiuterai il corvo. Ok, aiuterai il corvo quando arriverà il momento di eseguire il primo rituale di recessione. No, recessione. Sappiamo bene che forma assumerà il suo incubo. Ok, perfetto. Niente, sappiamo bene che quale. Quindi sarà lui, che è Uldren Sov. Si torna più indietro, quindi dobbiamo prenderlo. Raccogli.